Bentrovati ad una nuova puntata di Umbria 7, il rotocalco di informazione, cultura e società, ideato e realizzato dall'agenzia videogiornalistica VNews di Perugia. Partiamo con l'assemblea annuale della Banca di Credito Cooperativo dell'Umbria, con la quale è stato approvato il primo bilancio della nuova realtà nata dalla fusione tra Credi Umbria e Credito Cooperativo Umbro. Sentiamo i dettagli nel servizio di Nicola Torrini. I soci di BCC Umbria hanno approvato con due soli voti contrari il primo bilancio della Banca di Credito Cooperativo nata il 1 luglio 2016 dalla fusione tra Credi Umbria e Credito Cooperativo Umbro. Si è svolta infatti a Perugia la prima assemblea annuale della neonata banca operativa di fatto dal 1 gennaio, un'occasione anche per fare il punto della situazione e delineare gli scenari futuri. Progetto di aggregazione tra due realtà solide, complementari, ha rappresentato una scelta ottimale per poter raggiungere un migliore equilibrio tra il livello dimensionale e le capacità competitive della nuova banca. Su questo fronte, questa aggregazione ha generato importanti sinergie, economie di scala e anche economie organizzative. Parliamo del contenimento dei costi, di un miglioramento della produttività, di un incremento dell'efficienza, ma soprattutto del rafforzamento dell'identità territoriale della banca e del suo maggior presidio sul territorio. L'altro aspetto messo in luce da Morlandi è relativo all'adesione di BCC Umbria al gruppo bancario ICREA. Con il gruppo le BCC rimarranno titolari dei loro patrimoni, sarà valorizzata in particolare la dimensione territoriale e sarà ancor di più valorizzata l'autonomia della singola BCC. Un'aggregazione fra banche territorialmente e culturalmente vicine rappresenterà una soluzione naturale per confermare i valori del movimento cooperativo a servizio dei clienti, a servizio dei territori, e sarà così possibile acquisire un ruolo finalmente regionale anche per quanto riguarda la nostra banca all'interno di un gruppo che avrà tutti gli indici e le caratteristiche per far tranquilli i nostri soci, i nostri clienti, dove il rischio cosiddetto bail-in sarà molto molto mitigato, se non annullato. Per quanto riguarda i dati, la raccolta complessiva al termine del 2016 ha raggiunto 953 milioni di euro, mentre gli impieghi totali sono stati pari a 1 miliardo 168 milioni di euro. Complessivamente tra raccolta e impieghi abbiamo raggiunto un montante di 40-45 milioni superiore a quando siamo partiti con la fusione. Il margine operativo lordo al 31 dicembre 2016 è stato di circa 8 milioni di euro, frutto del rapporto tra entrate e uscite. Nonostante ciò, l'intero esercizio si è chiuso con una perdita netta complessiva di circa 7 milioni di euro. Siamo stati in qualche modo in parte costretti, ma in parte anche per scelta, a portare in bilancio con una perdita, perché abbiamo deciso di fare accantonamenti importanti sul credito anomalo, accantonamenti importanti di oltre 15 milioni di euro, insomma, che per noi sono una cifra notevole, e questo ci ha consentito di portare le coperture sulle sofferenze a circa il 59% delle sofferenze che abbiamo e complessivamente circa il 40% di tutto il credito anomalo. Cioè, sono accantonamenti importanti che ci danno così fiducia e sicurezza per il futuro. Al 31 dicembre 2016 i crediti deteriorati lordi complessivi sono risultati pari a 186 milioni di euro, di cui 101 milioni di sofferenze lorde. Noi di credito anomalo di per noi grandi dimensioni, cioè vuol dire soggetti sopra un milione, abbiamo 6 posizioni in tutta la banca, insomma, quindi su 35.000 posizioni. Quindi mentre tantissime posizioni in sofferenza, quasi 700, numericamente oltre il 50% delle nostre sofferenze sono date per importi inferiori ai 25.000 euro. Cioè vuol dire che non ce la fanno più, non ce l'hanno fatta più in questi anni le famiglie, il piccolo prestito per cambiare la macchina, per risistemare casa, l'operaio che lavoravano in due riuscivano a pagare la rata di 500-600 euro, adesso ne lavora uno solo e non ce la fa più.
Quindi è il frutto della crisi e non di scelte sbagliate o fatte con leggerezza, come troppo spesso si tende a semplificare il problema. E adesso a Colle Allodole di Bevagna, dove le cantine Brizzarelli hanno ospitato un meeting dedicato ad architetti, ingegneri e geometri dal titolo Utilizzo della muratura confinata in zona sismica. Scopriamo cosa è emerso nel servizio. Sisma e ricostruzione in Umbria. Dove la natura distrugge, l'uomo è chiamato a creare e a quest'opera sanno di dover contribuire in tanti, tra cui numerosi ingegneri, architetti e geometri che si sono incontrati alle cantine Brizzarelli, a vocabolo Colle Allodole di Bevagna, per ragionare sull'utilizzo della muratura confinata in zona sismica nella costruzione degli edifici. Un convegno organizzato da FBM Fornaci Brizzarelli Marciano in cooperazione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia e il patrocinio della Fondazione della stessa categoria, di Regione Umbria e Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia. Per muratura confinata si intende una tipologia costruttiva per la quale il compito di portare i carichi orizzontali e verticali viene attribuita ai blocchi in laterizio. Quindi muratura come se fosse una muratura portante, e in più viene aggiunta un'incorniciatura con travi e pilastri collegati molto più esili rispetto alle strutture in cemento armato, che conferiscono un comportamento globale dei pannelli di muratura e che quindi danno una maggiore resistenza e una maggiore capacità di dissipare energia, che è un fatto tecnico molto importante nelle costruzioni in zona sismica. Noi crediamo che attraverso la muratura confinata si possa alzare l'asticella e ridurre lo stato limite di danneggiamento dei fabbricati attraverso l'utilizzo combinato appunto del calcestruzzo armato e della muratura portante. Questo perché in molti paesi del Sud America questa tecnica costruttiva viene utilizzata di frequente e per eventi sismici di magnitudo anche notevolmente superiori rispetto alle magnitudi registratesi dal 24 agosto ad oggi nel centro Italia hanno resistito molto bene e hanno fatto sì che i fabbricati contenessero il livello di danneggiamento. In quest'ottica il laterizio può rivelarsi un ottimo alleato. Per noi è fondamentale proprio questo, che il laterizio si riscopra non come materiale in se stesso, ma come materiale impiegato bene, che ha sicuramente un ruolo importante nel costruire italiano, un ruolo, diciamo, di classicità di questo costruire italiano, sicuramente molto di più di qualche prodotto che adesso sembra l'unica soluzione, ma non lo è. Spendere energie per sviluppare nuovi prodotti che possano soddisfare due possibilità. La prima, la salvaguardia della vita umana. La seconda, il contenimento dei costi. È una questione da apprezzare. Gli eventi di approfondimento tecnico-scientifico come quello di oggi per noi sono fondamentali, perché ci consentono di aggiornare la nostra professione e di poterla applicare con più consapevolezza laddove è necessario. E adesso moda e cucina per la seconda tappa della quinta edizione di Sina Chefs Cup Contest, competizione internazionale che ha come protagonisti proprio le coppie di chef della catena alberghiera e che è andata in scena a Perugia all'hotel Sina Brufani. Ci racconta di più Carla Damo. Colori e profumi del Mediterraneo nel piatto, ispirandosi all'alta moda, è quello che hanno proposto Antonio Andreozzi e Giuseppe Di Orio per la seconda tappa della quinta edizione della Sina Chef's Cup Contest all'Hotel Brufani di Perugia, competizione nazionale per coppie di chef della prestigiosa catena alberghiera. Catalana di scampi pop ispirata a Dolce Gabbana, con particolare riferimento alla sfilata di Napoli, il piatto di Andreozzi, medaglioni di astice arrosto su guazzetto di acqua di pomodoro, basilico fritto e gocce di olio di oliva, quello di Di Orio, che ha preso ispirazione dalla linea di cravatte sette pieghe di Damiano Presta. Abbiamo reinterpretato un piatto mediterraneo, una catalana di scampi pop, in omaggio di Dolce Gabbana. Il nostro piatto è composto da tutti gli elementi mediterranei. Alla base abbiamo una tartara di scampi, una salsa all'arancia, un gel di limone,
del pomodoro confit e infine andiamo a racchiudere il tutto con una cipsa ai peperoni. Credo che ormai sono due facoltà che vanno di pari passo, la moda e la cucina. Tanto è vero che proprio su questo evento qui a Perugia presenterò una mia linea di cravatte con tre ingredienti fondamentali che non possono mai mancare nella mia cucina, che sono il pomodoro pachino, il basilico e l'olio d'oliva. A giudicare le creazioni degli chef un team di esperti composto da Angelo Valentini, enologo, enobibliofilo e oxologo, Marilena Badolato, critico enogastronomico e membro dell'Accademia della Cucina Italiana, che ha individuato tre termini comuni al mondo della moda e a quello del cibo, reale, immaginario e simbolico, e Rocco Ragni, fondatore di Rocco Ragni Kashmir. In cucina non ci sono confini, non ci sono regole, secondo me, perché altrimenti sarebbe monotono, ecco. Però io sono per non stravolgere poi la cucina, ecco, deve avere l'arte, cioè figurativa e astratta, anche la cucina, quella astratta non mi piace, quella figurativa sì. Dolce Grabbana, il brand folk della Sicilia nel piatto, della mediterraneità, ma anche l'altro, cioè le sette pieghe, le sette pieghe, quindi le cravatte di Presto, sono in realtà molto importanti perché ci dicono, ci riportano alle sette fatiche, quindi questo ambiente della Calabria che ha dovuto faticare molto, no? Per emergere. Quindi interessante. Soddisfazione da parte dell'Hotel Brufani, che è ormai legato a questa competizione. Tra le tante iniziative che il nostro albergo fa, per promuovere anche la città, perché comunque c'è una comunicazione a livello locale, nazionale e anche internazionale. E mi fa piacere che negli anni abbiamo avuto sempre più riscontro anche da ospiti esterni che appunto vengono appositamente per la serata. Siamo molto fieri di questa cosa e questo evento si ripete da 5 anni in tutti i 10 alberghi del nostro gruppo, con alla fine poi una competizione dei vincitori, e io credo che l'importanza della nostra cucina italiana sia da portare in auge e da far conoscere a tutti quanti. Pesciarelli Edilizia, materiali edili, termoidraulica, rubinetterie, idrosanitari, arredi e componenti per il bagno. 50 anni di esperienza nel settore, personale aggiornato ed esperto e un vasto assortimento merci sempre al passo con le novità di mercato fanno di Pesciarelli Edilizia il tuo punto di riferimento nel campo dei materiali da costruzione, nell'architettura di interni ed esterni, nei sistemi di riscaldamento e climatizzazione. Pesciarelli Edilizia, la nostra forza è il servizio. La moda casual alla Bastia Umbra ha un solo nome e un solo indirizzo, via Roma 45. Abbigliamento, accessori e calzature per lui e per lei. Collezioni fresche alla moda per chi non vuole rinunciare a qualità e classe. Via Roma 45. Vestiti di stile. Gli strumenti tecnologici di rilievo e disegno del geometra, questo è il tema al centro dell'incontro che si è svolto all'Istituto Ciuffelli Einaudi di Todi, promosso dall'Associazione Geometri Mediavalle del Tevere in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Perugia. Sentiamo quali sono stati gli obiettivi nel contributo di Nicola Torrini. Come era facile immaginare, ciò che più ha attirato la curiosità dei giovanissimi studenti sono stati gli innovativi mezzi oggi a disposizione dei geometri, come il drone, il taglio laser e la stampante 3D. Circa 70 ragazzi e ragazze del secondo anno delle scuole secondarie di primo grado della media Valle del Tevere hanno terminato il corso di formazione sugli strumenti tecnologici di rilievo e disegno del geometra che si è svolto all'Istituto Ciuffelli Einaudi di Todi. A promuoverlo l'Associazione Geometri Media Valle del Tevere in collaborazione con il Collegio dei Geometri di Perugia, con l'obiettivo di invitare gli studenti media a iscriversi all'indirizzo scolastico CAT Costruzioni Ambiente Territorio.
L'auspicio è quello di credere in questa professione, credere nella nostra categoria, e l'obiettivo è di raggiungere importanti risultati, perché la nostra è una categoria, tengo a precisarla, molto importante, è in continua evoluzione da tempo. Sicuramente ci aiutano le nuove tecnologie, i nuovi strumenti, le nuove attrezzature, tutto quello che riguarda l'informatica, il telematico, fa differenza per ciò che riguarda l'applicazione nelle nostre tematiche e nelle nostre materie. Gli alunni hanno avuto l'opportunità di confrontarsi per due giornate con docenti e professionisti del progetto nazionale Georientiamoci, nato per far conoscere tra i giovani le potenzialità didattiche dei corsi CAT. Questi laboratori sono strutturati generalmente in due parti. Una prima parte parliamo ai ragazzi della bellezza del nostro lavoro, della specificità del geometra, di quante possibilità di lavoro ci siano una volta appunto che si è diventati geometri. La seconda parte prevede dei laboratori veri e propri, cioè riusciamo a fare il rilievo della classe di questi ragazzi e poi fare la restituzione grafica ed anche il 3D, quindi una vera progettazione fatta con i ragazzi in maniera interattiva. E qual è la reazione dei ragazzi? Beh, sicuramente l'entusiasmo della progettazione e del lavoro del laboratorio. Poi la curiosità che comunque sia si pone al primo approccio, magari ci richiedono lo stesso di continuare il progetto anche in un progetto futuro, e quindi capiscono qual è la professione e quello che facciamo giorno dopo giorno. Purtroppo non abbiamo mai il tempo per spiegare le risorse che le scuole hanno, le possibilità che le scuole danno. Ecco, l'occasione della collaborazione con il collegio è preziosa, perché ecco, non è solo nel periodo dell'orientamento, ma è proprio un'attività culturale che va molto al di là, insomma, della semplice pubblicità che faccio vedere del corso. Insomma, è un'attività di orientamento vero nei confronti dei ragazzi, insomma, verso le tecnologie, le innovazioni, le professioni moderne. Il vino è il mondo che ruota attorno ad esso nella 25esima edizione di Cantine Aperte, evento nazionale per gli enoappassionati che anche in Umbria ha avuto diverse location. Tra queste, la cantina Benedetti e Grigi alla Polzella di Montefalco. Vediamo. Vivere l'Umbria del vino ogni anno con Cantine Aperte diventa un'occasione per gli enoturisti di tutte le età che amano andare alla scoperta dei luoghi in cui nasce il prezioso nettare degli dèi. Tra questi ce n'è uno, la cantina Benedetti e Grigi, che manda avanti la propria attività in località La Polzella di Montefalco. Proprio qui, nella 25esima edizione di Cantine Aperte, sotto lo slogan Let's Wine Folks, si sono dati appuntamento tanti wine lovers, tra degustazioni enogastronomiche di prodotti della filiera certificata Food Italia e musica folk blues. Per noi è il secondo anno di Cantine Aperte, è una manifestazione che è importante perché fa vivere la cantina anche a persone che magari non la vivono tutti i giorni. Per noi e credo per tutte le altre cantine è un momento di incontro con il pubblico, di confronto, di divertimento. Anche quest'anno abbiamo realizzato diversi eventi, musica, abbiamo un bellissimo parco qua davanti a noi che è di proprietà, in più abbiamo presentato tutti i prodotti della filiera, quindi si mangia, si beve tutto in filiera Grigi, dalla pasta agli affettati, alla porchetta, piuttosto che il vino, piuttosto che le uova. Quindi un complesso a 360 gradi firmato Grigi. Non sono mancate le visite guidate in cantina per scoprire tutti i segreti del produttore. A seconda del visitatore che sia in cantina, si ha la possibilità di spiegare, di raccontare quelle che sono le vicissitudini che un vino attraversa, che vanno dalla diraspatura all'inizio, la pigiatura, fino a un controllo della temperatura durante le varie fasi, raffinamento in legno, eccetera. E quindi l'evoluzione che i vini hanno durante il corso della loro vita, prima che si abbia il vino in bottiglia che poi viene aperto a casa o al ristorante, con tutta la poesia che però portano all'interno, derivante da un lungo lavoro in vigna prima e in cantina poi. E i visitatori hanno potuto apprezzare anche prodotti nuovi.
il greghetto di Montefalco, che è questa nuova doc che è uscita appunto da questo anno, l'abbiamo proposta, oltre a l'umbrio, che è uno spumante, una bollicina che abbiamo tirato fuori proprio per l'occasione del Vinitaly del 2017, quindi da un mese circa, un prodotto che sta riscuotendo molto successo perché è vinificato con del greghetto, è un prodotto molto fresco che adesso per l'estate può funzionare molto bene. E per la stagione estiva la cantina Benedetti e Grigi ha in programma diversi eventi. Scene a tema che verranno organizzate dal mese di giugno, luglio, agosto, fino poi arrivare a settembre, dove ci saranno i primi d'Italia, dove verrà fatto in collaborazione con delle altre persone questo stand sulle erbe aromatiche. E adesso arte con Il mio cammino passa per Citerna, la personale di pittura di Natino Chirico, visitabile fino a domenica 18 giugno nella sala comunale del Borgo Alto Tiberino. Scopriamola con Carla Damo. Natino Chirico, pittore di fama internazionale, torna a esporre in Umbria e lo fa con una personale, Il mio cammino passa per Citerna, allestita nella sala comunale Gli Ammassi del Borgo Alto Tiberino fino a domenica 18 giugno. Un luogo, Citerna, a cui l'artista è profondamente legato e che ha segnato la sua crescita soprattutto interiore. Qui infatti ha vissuto per oltre 40 anni Ilde Gardesutto, madre superiore del convento delle monache di clausura di Citerna, zia acquisita di Chirico, per il quale ha rappresentato anche un punto di riferimento e una guida spirituale. E che mi ha dato tanto, e quindi questa mostra la dedico a chi ha voglia di crescere, come sono io, e a chi ha dato tanto a me, come è stata madre Ilde Gardesutto. Circa 40 le opere in esposizione che ripercorrono le varie fasi della pittura di Chirico, sempre segnata da un personalissimo uso del colore e dei materiali. Accanto alla ricca e mai cessata produzione legata al cinema si ritrovano gli animali o le città moderne, la suggestiva porta simbolo di pace e nuovi soggetti che l'artista sta indagando. Delle novità nell'immagine, ci sono delle grandi figure geometriche che sono entrate nella mia ricerca, e ci sono anche delle novità pittoriche. Mi si sono aperti dei nuovi spazi. Citerna, che è stato un luogo per me molto significativo, è il primo testimone di questa nuova strada. Icona della mostra la figura del tuffatore, che ritorna spesso nelle opere di Chirico, simbolo della positività e della vitalità del messaggio del suo lavoro. Chirico, ha commentato Bartolomeo Sorge, cittadino onorario di Citerna, sul catalogo dell'esposizione, è un tuffatore nato. La sintesi tra arte e spiritualità è avvenuta grazie a Citerna, dove si acuì in lui la capacità di capire il mondo e la vita dell'uomo. Un artista che conosco, che apprezzo da tanto tempo, di cui apprezzo la sua arte, il suo modo di esprimersi, il suo modo di mescolare i colori, di disegnare, di rappresentare e di regalarci tante emozioni. In un percorso che con l'Umbria prende le mosse tanti anni fa e che, passando anche attraverso diversi centri, Perugia, Spello, Spoleto, Montefalco, oggi approda appunto a Citerna. Siamo particolarmente felici come amministrazione di poter ospitare una sua mostra proprio in degli spazi che sono le sale degli ammassi del Palazzo Comunale, sono dei sotterranei che sono stati recentemente restaurati, quindi uno spazio espositivo estremamente suggestivo. Forte veste le tue giornate. Classe Glamour a Foligno in corso Cavour 56. Indossa la voglia di stupire con i capi d'abbigliamento e gli accessori uomo-donna delle migliori marche. Nero Forte, dai forza al tuo stile. Sai prenderti cura del tuo corpo? Beauty, centro di bellezza in via Sette Valli 320 a Perugia, può aiutarti.
Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, micro tatuaggi per trucco cromatico, extension ciglia, nails, solarium, depilazione e depilazione. Beauty aperto tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Prenota il tuo appuntamento al numero 075 5000 209. Beauty, un universo di bellezza. Satiri Auto, 10.000 metri quadrati di showroom e oltre 50 anni di storia. Vendita di auto nuove, veicoli commerciali, auto a chilometri zero ed aziendali e usato garantito. E da oggi anche assistenza e ricambi autorizzati per i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Jeep, Lancia e Alfa Romeo. Scopri le sue 5 sedi di Perugia, Perugia Pontefelcino, Gualdo Tadino, Gubbio e Torre Matige di Trevi. Satiri Auto, passione italiana per le quattro ruote. Per la rubrica Focus Aziende ci occupiamo del centro diamanti Bartoccini e di una nuova modalità di certificazione dei diamanti che propone il Gemological Institute of America. Vediamo. Caratterizzati da proprietà fisico-visive uniche al mondo, i diamanti naturali hanno affascinato l'uomo fin da tempi immemorabili. Sono tra le pietre preziose re indiscussi, ma dato il loro impiego nelle lavorazioni industriali e considerando che l'estrazione e la pulitura sono processi molto ardui, si sono cercate negli anni delle alternative, arrivando a creare anche diamanti sintetici in laboratorio, del tutto uguali per proprietà e struttura ai diamanti naturali. Ovviamente un bravo gemmologo ha tutti gli strumenti per distinguere gli uni dagli altri e inoltre, quando acquista la pietra, sa di poter fare riferimento alle certificazioni fornite da istituti primari di ricerca e apprendimento di mineralogia. Così fa il Centro Diamanti Bartoccini, ad esempio, acquistando pietre certificate dal Gemological Institute of America. Tutti i diamanti che noi proponiamo da 0,30 carati, quindi carati 0,30 e superiori, li proponiamo con questo certificato che ha la grande, diciamo, innovazione della certificazione con l'iscrizione laser del numero serale del certificato sulla cintura del diamante, che vogliamo ricordare che è quella parte del diamante più sottile, quindi ecco, viene inserito praticamente il numero seriale su questa parte del diamante in modo che praticamente si identifichi immediatamente la possibilità di andare a trovare le caratteristiche del diamante anche su il sito web del GIA, che è www.gia.edu. Quindi inserendo il numero seriale si riescono a ottenere le caratteristiche di certificazione del diamante anche eventualmente se viene perso il diamante, oppure se nel caso si regalasse dopo molti anni, praticamente uno ha sempre il database aggiornato e doveva vedere le caratteristiche. Una sorta di targa del diamante, dunque, che semplifica di gran lunga le cose rispetto a prima, quando la pietra, per così dire, viaggiava sigillata. All'interno di un sigillo con la plastica sopra non si riesce a vedere, a ammirare la bellezza, a toccarlo, a capire la bellezza del diamante. Adesso invece il diamante, diciamo, è libero e quindi poi viene con il certificato, che viene praticamente assolutamente a parte, quindi io posso vedere, apprezzarne la bellezza e toccandolo, quindi è sicuramente un vantaggio decisamente superiore, insomma è stato un grandissimo passo avanti questa innovazione. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a conoscere la falegnameria Mastrini, che opera a Cerqueto di Masciano. Vediamo. Se dovessimo cercare in un luogo la passione per il legno e la sua lavorazione, certamente la troveremmo a Cerqueto di Masciano, nella falegnameria Mastrini. Qui, da 32 anni, opera Pasquale Mastrini, falegname di grande esperienza, affiancato dal figlio maggiore, dalla moglie e dai 3 dipendenti. Devo dire che questo lavoro è magnifico per me, perché cioè, tu trasformi le cose e le crei, e questo è per me fantastico, veramente. E lo fa con passione. E diciamo, questo ha portato un po' al coinvolgimento anche del figlio, quello maggiore.
Una storia che si ripete perché anche Pasquale si è avvicinato a questo mondo fin da ragazzino, osservando suo padre lavorare e innamorandosi del mestiere. E proprio questo amore lo si ritrova nei prodotti artigianali che realizza. La falegnameria Mastrini è infatti specializzata nella produzione e vendita di infissi e nell'arredamento per interni ed esterni in legno. Le sue creazioni guardano le esigenze del cliente, che viene consigliato comunque per la soluzione ottimale, per la quale c'è grande attenzione al dettaglio. Macchinari di ultima generazione, uniti all'utilizzo di legni pregiati, danno vita a opere in cui convivono design, tradizione, funzionalità ed eleganza. Noi puntiamo molto sul restauro, su dei castelli, casali di campagna, ormai sono 30 anni di esperienza che proprio ci hanno, diciamo, qualificato in questo settore. Comunque facciamo anche l'infisso per la casa, la villa, particolari, curiamo molto la rifinitura e in particolar modo la verniciatura, perché è quello che magari ha spinto tanti a andare sull'alluminio PVC, e invece io dico che il legno è favoloso perché è sempre una parte calda e una parte che arreda, di conseguenza se è trattato bene non è vero che c'è tutta questa manutenzione che dicono gli altri. Ora le vernici ci sono buone, basta soltanto darle. Per non parlare della differenza che passa tra un'opera realizzata da un artigiano, unica e ripetibile, e un prodotto industriale. Tra questi, le cucine ad esempio, che la falegnameria ha realizzato per diversi nuclei familiari. Se uno si rivolge a un artigiano, innanzitutto ti la personalizza come vuoi. Partiamo, anziché montare il trucciolato, montiamo il medio density nobilitato, che comunque vi ritengono più garantito. I pensili sopra, che sono sospesi, vanno fatti in ristellare. Cerniere di alcune marche che troviamo anche fra 30 anni. Voglio dire, io secondo me con poco più, diciamo, cioè un prodotto migliore, comunque sempre fatto a mano e fatto in un certo modo, che ci avrà sempre il suo valore, comunque sia. Il vantaggio secondo me è questo. Chiudiamo con il focus aziende sulla farmacia Bolli 1833 del dottor Giuseppe Cenci, con sede a Ponte Felcino di Perugia. Vediamo. Un punto vendita di 600 metri quadri, oltre 20.000 referenze e diverse generazioni di farmacisti che dal 1833 hanno portato avanti, tra tradizione e innovazione, l'attività di famiglia. È la farmacia Bolli, in via dell'Ala 15 a Ponte Felcino di Perugia, gestita dal dottor Giuseppe Cenci. Io sono solo l'ultimo rappresentante di una famiglia dove c'è sempre stato un farmacista in ogni generazione. Io credo di essere o il sesto o il settimo, e è sicuramente un'eredità importante. Rispetto alle farmacie tradizionali, la nostra è sicuramente una farmacia molto particolare. Noi abbiamo sempre creduto che servizio voglia dire anche specializzazione, per cui abbiamo diviso la farmacia in tante aree tematiche. Ogni area tematica è gestita da alcuni farmacisti che sono particolarmente specializzati in quel settore. Ogni mondo ha un personale che è particolarmente formato e particolarmente attento a quelle esigenze. Ovviamente può rispondere anche a qualunque altro tipo di domanda. Aree dedicate alla dermocosmesi, agli integratori alimentari, ai prodotti per il bambino, per intolleranti al glutine e celiaci, alla omeopatia e fitoterapia, che unite ai più recenti servizi offerti in sede, uno infermieristico e l'altro di estetica, fanno della farmacia Bolli un vero e proprio punto salute. Il servizio infermieristico in particolare può essere svolto anche a domicilio, in questo caso a pagamento. I prezzi sono molto contenuti e le persone sono contente di poter avere questa opportunità in caso di bisogno. Basta pensare alla necessità di poter fare una puntura con un antibiotico, piuttosto che una piccola medicazione, piuttosto che avere dei consigli da utilizzare tutti i giorni nella vita quotidiana, sicuramente la figura dell'infermiere è un riferimento importante.
È un riferimento importante per i pazienti, è diventata nel tempo la farmacia Bolli, aperta tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, con orario non stop dalle 8.30 alle 24, e che è dotata di un sistema meccanizzato innovativo di gestione del farmaco che permette di ridurre i tempi di attesa tra la richiesta e la consegna dello stesso al cliente. Per noi è un sistema fondamentale, sicuramente ci consente di stare più vicini ai nostri clienti e di dedicare del tempo in più magari a spiegargli come prendere le medicine piuttosto che a dargli consigli per la salute, e tutto il tempo che perdevamo a cercare le cose oggi viene investito sul paziente. Il macchinario ci consegna direttamente nella postazione di lavoro tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il futuro della farmacia sicuramente sarà quello di affiancare ai farmaci e ai prodotti, agli integratori che si sono aggiunti, anche i servizi. La puntata termina qui. Vi ricordo che potete rivedere i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Google+. Da Rossana Furfora e dalla redazione di Avinews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di Rete Sole.